Nato il 18 marzo del 1920 a Parigi, Pierre Athanase-Marie Plantard de Sinclair, discendente legittimo della dinastia Merovingia, eredita il cognome da un soprannome dell'illustre antenato Sigeberto IV, Plantard, Rejeton, Ardent Prince, Hermite Comte de Redè, il quale nel 681 ha ereditato dal suo zio i titoli di Comte de Redè e Duca d'Arras. Successivamente a Sigeberto IV, quindi, ha origine il cognome Plantard, dal soprannome Plantard, accostato di fianco al nome dell'antico nobile, che veniva appunto chiamato Sigeberto IV Plantard o Dile Plantard. Il giovanissimo e brillante Pierre, già all'età di 15 anni, conquista l'affetto e la considerazione della celebre medium Geneviève Zepfel, che lo inizierà, nell'età giovane, agli studi esoterici e alle scienze occulte, aprendo di quegli orizzonti che lo porteranno a divenire il futuro Gran Maestro del Prato di Sion. Poco più tardi, ancora adolescente, incontrerà Georges Monti, ex agente segreto tedesco, detto anche Conte Georges Monti o Conte Israel Monti, noto in alcuni ambienti con nome iniziatico di Marcus Vella, il quale si prenderà cura del giovane, diventando il mentore non solo sotto il profilo iniziatico. Georges Monti è stato anche un massone di altissimo livello, appartenente al rito scozzese e membro della Rosa Quadra di Tolosa. Fonderà poi l'ordine cavalleresco Alfa Galates, che uscirà dalla segretezza solo il 27 dicembre 1937, contestualmente proprio alla nomina di Pierre Plantard de Sinclair come leader. Plantard, ancora prima di 18 anni, dimostrava già un vivo ed acceso interesse per la politica, manifestando forti tendenze monarchiche e nazionaliste, unito ad un carattere spregiudicato, incline all'avventura ed estremamente intraprendente, ma allo stesso tempo rigorosamente fedele a quell'onestà intellettuale e a quell'integrità verso se stesso e verso il mondo e a quella purezza di intenti che lo spingevano fermamente nella ferrea volontà della ricerca di qualcosa che gli permettesse di portare il suo contributo, volto unicamente al bene della società e della nazione in cui viveva. Sarà proprio questa sua inclinazione per l'avventura, unita al gusto di mettersi alla prova quante volte possibile, insieme all'inestinguibile interesse per le sorti della nazione, che porteranno Pierre Plantard a divenire, per un periodo, anche un agente segreto al servizio del governo nel 1947. Nel dicembre del 1940, Pierre Plantard diventa dirigente dell'associazione Rénovation Nationale Française, che userà la sua prima vera scuola di esperienza nell'ambiente attivo della politica, dove creerà i suoi primi e decisivi contatti negli ambienti politici ed istituzionali. Nel 1942 pubblicherà la rivista Vaincre, che vedrà sei uscite fino al 1943, e sarà l'altra rivista lui pubblicata insieme a Circuit, che arriverà più tardi. Dopo il 1943 inizia la sua carriera di progettista e poco dopo, il 6 dicembre del 1945, si sposa con Anne-Lea Ischler. Nel 1947 Pierre Plantard fonderà l'Académie Latine, associazione di ricerca storica con la quale inizierà a sviluppare indagini approfondite e prezioso materiale di ricerca sulla dinastia Merovingia, che verrà poi utilizzato per integrare e sviluppare la conoscenza storica ereditata dal Prato di Sion. Per Plantard viene iniziata la massoneria l'8 luglio del 51 nel Grande Orient di Francia, attraverso la loggia L'Avenir du Chablais ad Ambilly. Nel 58, Pierre Plantard, ormai affermatosi nelle sue attività nell'ambito pubblico, diviene uno degli organizzatori del Comitato di Salute Pubblica in Francia, assumendo il segretariato breve. Il 7 maggio del 1956 fonda il Pré de Sion, Chevalerie, l'Institution Règle Catholique et Union Indépendante Traditionaliste, Circuit, come sezione europea del Prato, allo stesso tempo l'unica sezione visibile registrata a norma di legge, con Jean Cocteau come Gran Maestro. Il 17 gennaio del 1981 Pierre Plantard de Sinclair assume il vertice dell'originale branca francese dell'Ordine, venendo eletto Gran Maestro del Prato di Sion a Blois attraverso una votazione quasi unanime a suo favore, dotata 3 voti su 92. Pierre Plantard darà poi le dimissioni nel 1984, problemi di salute, e tornerà ad esserne il Gran Maestro nel giugno del 1989 per poco più di un mese, all'unico scopo di portare delle modifiche allo statuto
e ad altre caratteristiche strutturali dell'ordine, per poi lasciare alla gran maestranza del figlio Thomas Plantin de Sinclair nell'agosto dello stesso anno. Pierre Athanase Marie Plantin de Sinclair, personaggio contemporaneo di grande spessore intellettuale e umano, nonché altissimo iniziato, gran maestro del Prato di Sion, morirà nel 2000 a Colombo, il 3 febbraio.